Prima di iniziare, scarica iAppZane, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire l'Apple News sul tuo iPhone e non solo, ma anche sconti, sfondi e assistenza. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store. Perché è così importante aggiornare il vostro iPhone al nuovo iOS 16.5? E quali sono le novità del nuovo iOS 16.6 Beta 1? Beh, non mi resta che parlarvene, andiamo a scoprire tutto questo insieme. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zane. Oggi andremo a parlare di iOS 16.5 ed iOS 16.6, che vi ricordo è uscito settimana scorsa in versione beta. Allora, andiamo a parlare intanto di iOS 16.5. Ho fatto un articolo giorni fa che per fortuna ha spopolato un po' su internet del mondo tech. Si parla di un articolo che si chiama appunto iOS 16.5, aggiornate subito il vostro iPhone. Come questo titolo? Il titolo di questo video. E sapete perché? Perché iOS 16.5, oltre ad aggiungere delle piccolezze come il nuovo sfondo animato, alcune cosine, funzioni che ad alcuni potrebbero interessare e ad altri no, ha aggiunto 39 cose che dovrebbero interessare proprio a tutti. Qualche giorno fa ho ricevuto anche commenti di persone che dicevano: io non aggiornerò mai ai nuovi aggiornamenti software. Ed è la cosa più sbagliata da fare, ragazzi, soprattutto con questo nello specifico. Voi lo sapete, sono molto critico sul mondo Apple, pur amando il mondo Apple e pur avendo tatuaggi sul mondo Apple. Il problema è questo: quando una cosa è giusta, si deve dire, e quindi in questo caso è giusto elogiare quello che ha fatto Apple, perché Apple ha risolto ben 39 falle di sistema. E molti direbbero: ma che vuol dire sta roba? Ed è una cosa fondamentale, invece, non è una cosa da prendere sotto gamba o sotto mano. Cioè, le falle di sistema sono dei buchi sul software, letteralmente, ovvero degli errori che purtroppo vengono scoperti, sia creati da Apple, sia per come è fatto il software, da altre persone. Cioè, lo scoprono eventuali malintenzionati, hacker, eccetera, eccetera. E queste persone sfruttano attivamente queste falle di sistema per rubare dati, rubare carte di credito, foto, immagini. Cioè, quando il vostro iPhone non è sicuro, è solo perché eventualmente ci sono queste falle. Ed Apple chiaramente è informata su tutto ciò, perché si viene a sapere chiaramente, e corregge con nuovi aggiornamenti. Ed ecco perché ci sono spesso tanti aggiornamenti. Nel mondo Android questa tipologia di aggiornamenti non viene presa così bene, ecco, diciamo così, perché non fanno un aggiornamento ogni 2-3 settimane più o meno come fa Apple, perché questo fa sì che iPhone rimanga il sistema operativo e il dispositivo più sicuro al mondo. Ed è usato infatti anche da politici, capi di Stato, perché banalmente è il dispositivo più sicuro al mondo, ed è anche grazie a queste cose. Quindi aver tappato con iOS 16.5 ben 39 falle di sistema vuol dire che Apple ha rimosso 39 motivi con i quali il vostro iPhone può essere bypassato. Stessa cosa per il mondo iPad, perché iPad OS 16.5 fa la stessa identica cosa anche per iPad. E non solo, anche l'ultima versione di macOS e l'ultima versione di watchOS, perché queste falle di sistema erano tutte in comune sui software Apple e sono state corrette. Molte persone mi dicono spesso che non gli interessa aggiornare il dispositivo perché non gli interessano quelle novità, ma quell'aggiornamento, oltre quelle novità, sempre per sempre avrà anche decine e decine e decine di correzioni per il tuo dispositivo. E se non le fai, sei solo pazzo, perché dai la possibilità, collegandoti a una rete wifi o navigando semplicemente sul web, aprendo una pubblicità, qualsiasi cosa, di hackerare il tuo dispositivo. Perché? Perché? Me lo chiedo sempre, perché? Basta navigare senza protezioni su iPhone, iPad e Mac. Utilizza Surfshark, la VPN che ti permette di navigare in totale sicurezza, ma anche di utilizzare social e app senza rischiare di mostrare i tuoi dati pubblici e della rete di casa o di lavoro. Ottieni fino all'80% di sconto con il nostro link esclusivo. Trovi maggiori informazioni qui sotto in descrizione e nel primo commento. Inoltre, vi dirò di più, dai test effettuati, l'ho detto anche durante la recensione
ufficiale di iOS 16.5 c'è stato un piccolo incremento della durata batteria, che statistiche alla mano di circa il 2,7%. E che fate, ne privi? Nel senso, comunque un piccolo incremento, quindi dato che la batteria ultimamente sta facendo molto schifo negli anni o da sempre, va bene? Diciamo che adesso ci sta, no? Un piccolissimo incremento, so che non è visibile a occhio nudo, l'ho già detto anche nella review, non è possibile vedere un cambiamento nel 2,7% perché è una cifra veramente irrisoria, però insieme alle correzioni, insieme a questo, beh, perché non farlo? Non c'è motivo, dovete farlo ragazzi, addirittura dovete, perché le correzioni sono fondamentali per il vostro dispositivo e per la vostra privacy e sicurezza. Ma andiamo a parlare finalmente del nuovo iOS 16.6 beta 1, che ripeto è arrivato settimana scorsa in beta testing per noi sviluppatori, lo sto testando da una settimana e vi posso dire già che c'è una sola novità e per quanto riguarda prestazioni siamo lì, non vedo particolari problemi, rallentamenti, siamo giù di lì con iOS 16.5, anche perché siamo alla fine, non avrebbe senso devastare il software ancora per poter poi arrivare ad iOS 17 ancora peggio, ma vabbè, quella è un'altra storia. Comunque, diciamo che in questo aggiornamento c'è solo una novità sostanziale, perché lato batteria ovviamente ancora è passata una settimana, è un po' prestino per una prima beta, nelle prossime beta sicuramente poi vi potrò dare maggiori informazioni, anche se vi anticipo, una volta uscito iOS 17, concentreremo il 90% di video e articoli ovviamente su iOS 17, ma non trascureremo iOS 16, mi raccomando, ve lo dico, cioè nel senso, vi anticipo, ecco. Comunque, l'unica novità si chiama Contact Key, che tra l'altro non è neanche abilitata ancora su questo aggiornamento, appare solo una schermata. Contact Key è stata annunciata da Apple l'anno scorso, a giugno, durante il WWDC 2022, dove è stato presentato appunto iOS 16, e fino ad oggi, praticamente fra meno di due settimane c'è iOS 17, viene presentato, e in un anno Apple ancora non ha rilasciato questa funzione, ma Contact Key è una funzione essenziale che io aspetto da un millennio, ragazzi. Contact Key permette di verificare, ascoltate bene, anzi faccio una promessa, avete presente sui social che c'è la spunta blu dei verificati? Quello vuol dire che quel profilo è verificato, quella persona è reale, quell'azienda è reale. Questa cosa verrà fatta anche via SMS ed iMessage. E voi direte, ma che Mirko, ma che stai dicendo? Stai impazzendo? Non esiste, sarebbe bellissimo. O alcuni staranno dicendo, ma perché? A quale scopo? Ora, pensate bene a quanti SMS riceviamo di spam. Finte vincite, Amazon che ci vuole regalare, investire soldi, messaggi della banca, della posta, di pacchi che non sono veri o di cifre che dobbiamo pagare. Tutte queste cose potrebbero semplicemente essere ignorate perché le aziende potranno iscriversi a Contact Key e quindi avere il verificato, e una volta ricevuto l'SMS o l'iMessage apparirà la vocina verificato, tipo la spunta blu, verificato. Così tu saprai se realmente la tua banca che ti sta mandando una cosa reale oppure una truffa. E questo si può applicare in ogni cosa. Banca, posta, cioè immaginate gli SMS finalmente nel 2023 puliti senza spam, e noi riusciamo a riconoscere benissimo cioè il sogno di una vita, veramente, è da 20 anni che aspetto, da quando uso gli SMS, anzi forse anche di più, da 20 anni almeno che aspetto, quindi sarebbe anche ora, no? Ora, questa funzione, ripeto, non è ancora abilitata, c'è la prima schermata che vi ho già mostrato, ma fondamentalmente non funziona ancora, non possiamo provarla perché nessuna azienda ancora è iscritta, o comunque Apple sta testando in America sicuramente, in Italia arriverà leggermente in ritardo, al 100%, ragazzi. Ora, l'ultima cosa che vi devo dire è che sicuramente settimana prossima arriverà la beta 2 e renderanno abilitata questa funzione, cioè l'attiveranno, la abiliteranno, e in quel momento potremo effettivamente provare e testare. Quindi aspettiamo settimana prossima e vediamo come funziona e se funziona davvero. Mamma mia, non vedo l'ora. Cioè, rivoluzionerà il modo di ricevere gli SMS, che voi direte nel 2023 magari non servono, avete pienamente ragione, io non li uso, ma ne ricevo purtroppo un botto per lavoro, iscrizioni a siti web o altre cose, quindi non avere dello spam sarebbe male, no? O delle truffe continue. Ma comunque ragazzi, fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti se avete aggiornato al nuovo iOS 16.5 e soprattutto se vi piace la novità Contact Key di iOS 16.6 con un commento qui sotto.
Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.